Buonasera mister, le chiedo, il derby è uno scontro diretto per un posto in Europa, quanto è importante vincere domani? No, il derby è il derby, non c'è nessun retropensiero, il derby è una partita a parte e quindi è una partita che va presa come evento unico, non ci sono retropensieri dell'Europa, di tutto, della classifica, di tutto il resto, noi giochiamo per il derby. Prima dell'andata, prima del derby d'andata abbiamo visto le immagini di un bel abbraccio con Mourinho. Le chiedo che rapporto ha con lui e se sente anche una rivalità fra di voi. Io non sento nessuna rivalità. Domani gioca la Lazio contro la Roma. E noi non dobbiamo pensare di essere più importanti delle squadre che alleniamo nella maniera più assoluta. Io con lui ho avuto modo di parlarci 2-3 volte. Io ho avuto una buona impressione dell'uomo quindi per me conta questo. Mister, buonasera. Vista la crescita della Lazio, pensa che il derby sia arrivato al momento giusto? Che squadra si aspetta? Come ha visto i ragazzi in settimana? E cosa chiede innanzitutto? Se magari ci sono delle differenze rispetto alla gara di andata? Sicuramente è una Lazio diversa rispetto a... Ogni partita ha una storia a sé in assoluto. E penso che questo valga in maniera tripla per quanto riguarda il derby. Quindi la partita sarà difficile, come è stata difficile la partita andata, su questo non ho assolutamente nessun dubbio. Siamo due squadre di buon livello, siamo due squadre in stagione, abbiamo avuto degli alti e dei bassi, però penso che nessuno dei due domani possa contare su un basso degli avversari, saranno due squadre che entreranno in campo al massimo delle motivazioni. Poi volevo chiederle anche una risposta a quanto ha detto Mourinho in settimana sul fatto che loro giocavano e voi invece eravate sul divano a fumare. Se le ha dato fastidio questa battuta? No, è arrivato tardi perché io ho smesso di fumare da diversi giorni, quindi poi può darsi rincominci molto velocemente, ma in questi giorni non sto fumando. Immagino ci sia un dubbio, a meno che non ci siano sorprese, nella formazione. Cosa la spingerà a decidere su come organizzare diciamo il turnover sulle fasce, chi sceglie da destra e a sinistra? Su delle caratteristiche tecniche, tattiche o su chi starà meglio? Ma dipende da quello che intendi per fasce, se intendi i difensori o sul reparto offensivo abbiamo Zaccagni squalificato, quindi abbiamo delle scelte più certe. Per quanto riguarda i difensori esterni, vediamo il tipo di partita che decidiamo di fare, se decidiamo di sparare tutto subito abbiamo una soluzione, se decidiamo di aspettare e sparare tutte le cartucce nel finale abbiamo un'altra soluzione. Redazione il Lazio Style Channel. Buonasera mister, le chiedo, rispetto al derby d'andata è cambiato il suo modo di avvicinarsi al derby? Nella gara d'andata arrivò a fine settembre, ora arriva a 10 giornate dalla fine. Ma sai, vivendo l'ambiente uno diventa più consapevole di che tipo di partita va a affrontare. A volte è meglio essere inconsapevoli, cioè perché poi tutto viene appesato addosso, però è una partita particolare, è una partita a cui il nostro popolo tiene in maniera particolare e quindi ti pesa sulle spalle, però poi alla fine c'è anche l'altra sensazione che è una partita anche bellissima da andare a giocare. Buonasera mister. Ciao. Lei prima diceva capiremo che partita vogliamo fare, no? Se partire forti, se aspettare. Dal punto di vista invece della Roma, si aspetta una Roma che attende di più, come ha fatto ad esempio con l'Atalanta, o si aspetta una Roma che cercherà di fare la partita? Ma sai, questo è sempre difficilmente prevedibile in questo tipo di partite. Io mi aspetto due squadre che vorranno imporre la propria partita e non mi aspetto calcoli particolari, un po' come è stato il derby nella partita d'andata. Mi aspetto che tutte e due cerchino di imporsi. Salve mister, a proposito Ciao. Della Roma, io le volevo chiedere quali sono gli aspetti che la preoccupano di più della squadra avversaria, quali sono i punti di forza della Roma secondo lei e se è preoccupato dalla possibilità, come è successo all'andata, che gli avversari la possano mettere anche sull'aspetto emotivo della partita, visto che forse è quello un aspetto in cui la Lazio è ancora un po' carente. Ma non penso che noi siamo carenti da un punto di vista emotivo, perlomeno voglio sperare che
che siamo in via di guarigione da quel punto di vista lì. I segnali che sta lanciando la squadra sono segnali di maturità, e poi è anche vero, e poi questi segnali di maturità devono arrivare per un periodo di tempo più lungo di quello che abbiamo fatto fino a questo momento, però voglio prendere per buono questo. Negli ultimi 2-3 mesi la squadra è stata molto meno ondivaga rispetto al periodo precedente. Voglio sperare che sia un percorso in essere e non un qualcosa d'occasionale. E poi lo volevo chiedere della presenza del presidente questi giorni a Formello, che cosa vi ha dato, se vi siete parlati, che cosa vi siete detti, anche il presidente se ha parlato alla squadra, no, se c'è stato un momento del genere. No, il presidente non ha parlato alla squadra, il presidente l'ho visto solamente ieri per qualche minuto, probabilmente era qui per altre cose riguardavano la Lazio, ma non direttamente la squadra. In questi giorni non ha parlato con la squadra, non so se stasera sarà a cena insieme a noi, spesso viene il giorno prima della partita a cena insieme a noi, però ci lascia sempre molto, molto tranquilli, interviene poco, interviene nel momento in cui deve intervenire, e questo secondo lui non è un momento da intervenire. Buonasera mister, io vorrei soffermarmi un attimo sui singoli e le chiedo quanto è stato importante recuperare un pilastro come Acerbi per la difesa della Lazio, e soprattutto se magari vuole lanciare un messaggio ai tifosi, cosa ne pensa di questo mix tra fischi e applausi, ecco, soprattutto in vista di una partita in cui lo stadio sarà prettamente giallorosso. Ma guarda, io sinceramente la polemica nei confronti di Acerbi faccio fatica a capirla, ho fatto fatica a capire i motivi, sembra ci sia un gesto che ha fatto Acerbi dopo che ha segnato un gol, però un gesto non può incrinare la considerazione nei confronti di un ragazzo che si è comportato in maniera esemplare per anni. Il ragazzo sta dando tutto in allenamento, in partita, quindi spero veramente che la parte dei tifosi che lo sta contestando riesca a capire questo e riesca ad aiutarlo anche come modo per aiutare la squadra, visto che questo lo fanno costantemente in casa e in trasferta, e lo faranno sicuramente anche domani. Abbiamo finito, grazie. Ciao.